In questo tutorial vorrei mostrarvi come realizzare la copertina da neonata all'uncinetto che ho fatto prendendo spunto dalla piastrellina a giro tondo che vi ho mostrato in uno degli scorsi tutorial e che ho modificato in modo da realizzare questa coperta tutta appunto noccioline e rifinita con un pizzo che poi vi mostrerò. Bene, passiamo a fare la piastrella per poter realizzare questa copertina appunto nocciolina. Iniziamo con il nostro cerchio magico, nel quale lavoreremo 8 maglie basse, quindi catenella di chiusura, facciamo una nuova catenella per sollevare il punto e 8 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, 5, 6, 7 e 8. Ok, tiriamo la codina e chiudiamo il cerchietto magico, completando l'operazione inserendo l'uncinetto e chiudendo con una maglia bassissima. Ecco qua. Una volta chiuso il giro, ci solleviamo con 3 catenelle che daranno vita alla prima maglia del punto nocciolino. La nocciolina in pratica sarebbe la prima maglia alta, alla quale seguiranno altre 4 maglie, tutte lavorate nella stessa maglia bassa. E 4. Lasciamo l'ultima maglia lavorata, andiamo a prendere la testa delle 3 catenelle iniziali, riprendiamo l'asola che abbiamo lasciato in sospeso con l'uncinetto e la infiliamo, la facciamo passare dentro la maglia che abbiamo ripreso all'inizio. Chiudiamo per completare con una maglia, con una catenella. Ora ripetiamo il punto nocciolina in ogni maglia bassa dividendo l'una dall'altro con 3 catenelle. Allora, ho fatto le 3 catenelle, adesso ripartiamo nel punto successivo con 5 maglie alte. Procedimento sarà lo stesso fino alla fine. 3 catenelle e punto nocciolina. Ok, continuate fino alla fine del giro. Dopo l'ultima nocciolina lavorata,
facciamo le nostre 3 catenelle e ci uniamo alla nocciolina iniziale con una maglia bassissima. Il secondo giro è formato da 2 punti nocciolina per ogni archetto del giro precedente. Quindi con una maglia bassissima ci spostiamo verso l'archetto, con una maglia bassa diamo inizio al nuovo giro lavorando 1, 2, 3 catenelle iniziali e 4 maglie alte per la prima nocciolina. Chiudiamo la nocciolina come di consueto. Tre catenelle di dimissione, una nuova nocciolina sempre nello stesso archetto. Questa volta, essendo una seconda nocciolina, lavoreremo le 5 maglie alte necessarie per il punto. Ecco qua. Di nuovo 3 catenelle tra una nocciolina e l'altra. Ricordate che vanno sempre fatte le 3 catenelle. Ora nel prossimo archetto di nuovo 2 noccioline, come del resto in ogni altro archetto fino alla fine del giro. A chiusura del giro facciamo la nostra maglia bassissima e uniamo il termine con la parte iniziale. Ecco qua. Passiamo a lavorare il giro successivo spostandoci verso sinistra con una maglia bassissima. Facciamo la nostra maglia alta più 3 catenelle che sostituiscono la prima di 3 maglie. Di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Iniziamo in questo momento l'angolo della piastrella con 2 gruppi da 3 maglie alte divise da 3 catenelle, 1, 2 e 3. Di nuovo un gruppo da 3 maglie alte. Due e tre. E questo è l'angolo iniziale. Continuiamo la lavorazione passando a lavorare mezze maglie alte facendo gruppi da 3 in questi 3 spazi. Quindi catenella divisoria, 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3 per il primo gruppo, catenella, di nuovo un gruppo di 3 mezze maglie alte. Catenella, gruppo di 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella, lavoriamo di nuovo l'angolo facendo 2 gruppi di 3 maglie alte nello stesso archetto, 1, 2
2 e 3, 3 catenelle e di nuovo un gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella, 3 gruppi di 3 mezze maglie alte. Catenella, ci troviamo nel terzo angolino della piastrella in cui lavoreremo le 3 maglie alte catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Continuiamo lavorando i 3 gruppi di mezze maglie alte. Angolo, ecco, completiamo la piastrellina con i 3 gruppi di mezze maglie alte. Catenella e chiudiamo il giro. Con la maglia bassissima. Ecco, questa è la piastrellina, la lavorazione iniziale. A questo punto inizieremo a lavorare un giro a punto popcorn e un giro a maglie alte. Allora, partiamo dal primo giro in cui lavoreremo di nuovo punti nocciolina o popcorn, facendo spostandoci verso sinistra con le nostre maglie bassissime, perché la lavorazione partirà dall'angolo della piastrella. Quindi facciamo una maglia bassa. 4, scusate, 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e 4 maglie alte.
Completiamo la prima nocciolina, 3 catenelle e di nuovo nello stesso angolo una nocciolina. Allora, questo è il nostro angolo. Ora lavoreremo una nocciolina in ogni spazio tra un gruppo di maglie e l'altro. Eccoci qua. Ho fatto tutto il giro appunto nocciolina. Adesso chiudiamo con la maglia bassissima. Il prossimo giro sarà lavorato a gruppi di 3 maglie alte. Partiamo dal nostro primo angolo, spostiamoci verso sinistra, sempre con una maglia bassissima, una maglia bassa, 3 catenelle per il primo gruppo di 3 maglie alte. Primo gruppo, 3 catenelle divisorie, altre 3 maglie alte nello stesso archetto d'angolo. E 3. Come potete vedere, questo è sempre il nostro angolo di partenza. Ora una catenella e lavoreremo in ogni archetto 3 maglie alte. Una catenella, 3 maglie alte nell'archetto successivo. Una catenella fino all'angolo successivo. Eccoci all'angolo dove faremo due gruppi di 3 maglie alte divise da 3 catenelle. Catenella e si ricomincia con i tre gruppi, con i gruppi, scusate, di 3 maglie alte. Ripetiamo questa lavorazione fino a completare la piastrellina. E questo è il giro terminato con i gruppi di 3 maglie alte. Ora per fare la copertina non dovrete far altro che continuare a lavorare alternando un giro a gruppi di maglie alte con un giro appunto nocciolina. Io ho lavorato la mia copertina raggiungendo una dimensione di circa 70 centimetri di lato. La copertina viene quadrata, ovviamente. Ho terminato lavorando un ultimo giro appunto noccioline.